Velocissimi, velocissimi, siamo stati nel tornare in onda, nel ridare la linea delle nostre immagini dal centro città di Campobasso per il Corpus Domini 2024 e ovviamente vediamo la città che è piena di gente ed è bello anche questo passaggio, il nostro drone che documenta appunto che cosa sta accadendo in questo 2 giugno, giornata di festa e giornata purtroppo anche di pioggia. Allora, non so se abbiamo Piacentino Salati già dal comune, ma nel frattempo ricordo anche e saluto gli amici che hanno curato come al solito l'annullo filatelico, la cartolina filatelica che tutti gli anni c'è proprio lì sotto i portici del comune, dell'associazione che appunto si occupa di questo, l'associazione culturale filatelica molisana. In collaborazione con le poste, appunto, c'è cartolina e annullo che tutti gli anni viene rinnovata con dei soggetti artistici. Piacentino c'è, questa visione bellissima dalla piazza anche, a te la linea Piacentino. Gaetano può stare girato solo a destra perché ha l'impossibilità a sinistra. Piacentino. Siamo sul balcone di Palazzo San Giorgio. Ovviamente c'è stata un'accelerazione del posizionamento dei misteri per la benedizione, ovviamente causa pioggia, e quindi c'è stata la. Praticamente soppressione del passaggio lungo Corso Vittorio Emanuele e lungo Viale Elena, per cui adesso, ed è anche questo una immagine insolita, i misteri stanno risalendo da Via Nobile, una strada che non fanno di solito perché non rientra nel percorso se non in quello di emergenza, come nella giornata odierna quando sono le. Da poco passate le 11:30, quindi almeno con un'ora e mezza di anticipo, i misteri sono qui e si stanno posizionando sotto il balcone del municipio per la benedizione di Monsignor Biagio Colaianni, ovviamente con la presenza delle cariche istituzionali. Un po' in misura ridotta, vista la coincidenza con le elezioni, ma ovviamente con Antonio Santella. Allora, una cosa sui misteri che devono tornare presto, insomma, quante volte a memoria tua è avvenuto? Antonio Santella. Niente, da parecchio tempo. Quante volte? Chi si ricorda? Qualche volta sì, però. Ehi, sì. Sì. Vedere tutta la città stringersi intorno ai misteri è un'emozione indescrivibile. Grazie all'Associazione Misteri e Tradizioni per il cessante lavoro, ai portatori, ai figuranti, soprattutto ai bambini, interpreti di tanta bellezza. Campobasso per questo meraviglioso abbraccio. Viva Campobasso e viva i nostri misteri! Bene, allora un ringraziamento a tutta la città, a tutti coloro che hanno fatto sì che ci fosse questa giornata di festa. In particolare, come già è stato detto, ai bambini, che verso l'alto sono quelli che ci collegano più per la loro innocenza, per la loro bontà. Addio, quindi un forte applauso ai bambini, non è mai troppo. E adesso la benedizione su tutta la città di Campobasso, su tutti coloro che sono venuti per questa rappresentazione sacra e in particolare per i bambini e per coloro che non potevano partecipare e sono a casa. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore, andate in pace. Appena dopo la benedizione, Monsignor Colaiani, anche questo è un momento emozionante perché sì, tanto la città si sta raccogliendo adesso. Sì, si sta raccogliendo perché quel pochino pioggia ha fatto sì che si velocizzasse il tutto, però è bello vedere come il popolo sa essere unito nelle cose buone che vengono offerte. Bisogna offrire cose buone a tutti perché le accolgono, le condividono e dà il senso dell'unità e dell'appartenenza a una città, un popolo, un territorio. È una cosa bella. Ultima battuta per quanto riguarda questa giornata, come l'ha vissuta poi alla fine fino a questo momento finale? Ma io ho visto i vari momenti, la partenza la mattina affidando al Signore, poi ho aspettato dall'Episcopio che passasse, per cui ho potuto vedere un po' meglio dall'alto tutti quanti. Questo momento della benedizione, che è di nuovo l'affidamento a Dio, mi permette di dire che ho vissuto la giornata partecipandola sia nel mio ministero, nel mio ruolo, ma anche come semplice cittadino, perché sono di Campobasso. Quindi con piacere ho vissuto tutto questo. E ringrazio tutti, il sindaco, l'amministrazione, la famiglia Teverino, tutti coloro che hanno operato. La cosa straordinaria è che ci sono centinaia di persone dietro questa mattinata. Il ringraziamento va a tutti quanti loro che con impegno fedele, costante si sono prestati perché noi vivessimo questa giornata. Ultima grazie parola, portatori e figuranti, a loro va un plauso particolare. Sì, a loro il plauso particolare perché sono contenti di offrire il loro servizio, ma come sono portatori e non credo che siano pesi leggeri, ma quando si mette il cuore e il desiderio buono di essere al servizio della cittadina, anche i pesi più forti possono diventare i più leggeri. Quindi un plauso sicuramente a loro e un grazie. Da parte mia, credo da tutta la cittadina, mi faccio interprete di questo ringraziamento per loro. Grazie a voi tutti. Grazie a Monsignor Biagio Colaiani, la lasciamo ovviamente alla... Ancora buon proseguimento della giornata, che so per voi non è finita. No, infatti. Grazie, buona giornata. Grazie soprattutto per la partecipazione. Adesso c'è il saluto con il sindaco, approfittiamo anche una battuta col vice sindaco reggente Paola Felice. È sempre un momento di festa, sempre un momento, anche se oggi insomma non è andata benissimo per quanto riguarda il meteo. Percorso più breve, però un'emozione più intensa. Non ho mai visto la piazza così piena, che con gli ombrellini è bellissima, quindi davvero un ringraziamento a tutti quelli che consentono questa giornata, in particolare all'Associazione Misteri e Tradizioni, la famiglia Teverino, tutta la struttura comunale che lavora incessantemente perché ogni cosa sia al suo posto, e la festa della città, buon divertimento a tutti. Ecco, quello che volevamo notare rispetto al solito è che le persone stanno arrivando in piazza per abbracciare i misteri, perché coloro che si erano posizionati lungo Corso Burci, Corso Vittorio Emanuele, non avendoli potuto vedere, adesso si stanno riversando qui, magari a differenza di altre volte. Quindi questa è una tradizione che comunque muta in rapporto al tempo. Come tutto il patrimonio immateriale è qualcosa di vivo. Siamo noi che partecipiamo, che rendiamo ogni volta nuovo un evento di tradizione, ed è questo il bello della nostra comunità. Grazie. Bene, grazie a Paola Felice. Si è concluso anche questo momento, sono davvero, le vedete, moltissime le persone sotto il palazzo di città per abbracciare ovviamente simbolicamente gli ingegni di Paolo Saverio di Ginno, come è particolare la immagine dei bambini, soprattutto dei figuranti, che adesso stanno lasciando pian piano il palazzo di città, vestiti anche di mantelle. Oggi insomma le condizioni meteo non sono state delle migliori, però il desiderio e la voglia di portare avanti questa tradizione. Ecco, grazie a Piacentino Salati, noi velocemente andiamo sul percorso, oggi siamo veloci anche noi, quasi come la Formula 1, e diamo la linea a Enzo Luongo, che sul percorso di rientro degli ingegni del Dizinno
che praticamente mai come questa volta penso allora, è stato così. Allora non so se mi sentite, vi faccio vedere, in questo momento i mistari stanno lasciando il municipio, come dicevate anche da studio, con grande anticipo. Cerchiamo di documentarvi questi momenti, si sta cercando di velocizzare, visto che proprio adesso ha ripreso a piovere, c'è stata una piccola tregua di una decina di minuti, ma adesso insomma la pioggia ha ripreso a cadere, quindi i misteri si rimettono in movimento. C'è comunque tantissima gente, la cosa che più colpisce è che le persone non sono andate via, quando hanno, non si sono spaventate di fronte alla pioggia. Ecco qua l'Immacolata Concezione, proprio davanti a noi in questo momento, siamo proprio davanti al, sotto il porticato del comune. Vi facciamo vedere il passaggio di tutti i misteri, degli ultimi misteri, i primi 5 o 6 sono già passati. Ecco qua, guardate quanta gente c'è ancora sotto la pioggia, molti anche senza ombrelli. Chiaramente abbiamo visto, è stato tutto velocizzato, questo è un momento che di solito eravamo abituati a vivere intorno all'una, dopo le 13, certe volte anche più tardi, invece stavolta è stato accorciato il percorso, è stata abbreviata e accorciata anche la parte qui, diciamo, istituzionale davanti al comune, avete visto interventi di pochi minuti. E adesso insomma sta piovendo in modo abbastanza consistente. Vi facciamo vedere. Allora, se Lorenzo mi segue, adesso proviamo a sentire anche i portatori. Vediamo che ci dicono. Siamo in diretta. Complicato con la pioggia? Sì, troppo complicato, si scivola, capito? È un po' pericoloso. Sto facendo per i bambini. Questa. Siete stati un po' più prudenti del solito? Stiamo camminando un po' di più. Però la stanchezza si sente, che tu cammina, capito? Questo. Grazie. Avete sentito? Ci dicevano che insomma più complicato. Ragazzi, più complicato con la pioggia? No, è sempre bello. Leggero fastidio, ma va sempre bene. Piuttosto per i bambini, ma per noi non è un problema, assolutamente. Siamo duri. Per noi è una bellissima cosa. Anche sotto la pioggia? Sì, 11 anni che porti il mistero. Va. Però la pioggia, insomma, era tanti anni che mancava. Sì, sì, sono 2 anni che ogni volta verso quest'ora piove, però per noi è sempre bello. Grazie, grazie. Avete sentito? Proviamo ad andare ancora oltre. Sentiamo, andiamo nella parte finale della sfilata. Ecco qua, un attimo di pazienza, ci spostiamo. Guardate quanta gente qui si fa foto. Prova ad avvicinarmi, vi faccio sentire l'audio direttamente. Allora, sì, siamo riusciti, guardate i bambini che si fanno tingere la faccia. Grazie a Lorenzo Iacadoro, il nostro cameraman che è qui a documentarci questi minuti. Ecco qua, se ci fate tenere ancora la linea vi facciamo vedere anche la parte finale, grazie. Eccoci qua, aspettate, ci dobbiamo spostare perché si sta girando il mistero di San Nicola e quindi questa è un'operazione particolarmente delicata. Ecco qua, e adesso ci sta passando proprio davanti. Mentre, insomma, dobbiamo dirlo, continua a piovere. Ecco, e siamo alla fine. Ecco qua. Anche l'ultimo mistero passa sotto Palazzo San Giorgio. Ed è la fine
della sfilata dei misteri nella parte qui sotto il municipio. E velocemente i misteri si avviano verso il rientro al Museo dei Misteri, con alla fine un'ora d'anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria. Vi ridò un attimo la linea e poi ve la richiediamo di nuovo appena riusciamo a posizionarci meglio. Benissimo, allora io riprendo la linea da studio mentre restiamo comunque con le immagini a guardare appunto i portatori che vanno comunque il passo svelto ma cadenzato verso il rientro proprio al Museo dei Misteri. E lo ricordiamo, siamo in anticipo sulla tabella di marcia di quasi due ore, ma almeno più di un'ora e mezza. Questo vuol dire un rientro anticipato, ma come abbiamo visto vuol dire anche che la gente che aspettava il passaggio dei misteri per il corso ha riempito la piazza ed è stato un momento veramente emozionante, il colpo d'occhio di tutto quello che poteva essere attorno al Palazzo di Città, tra piazza e strade, stracolmo di gente. Il meteo continua a essere altalenante. Ecco, una sfera di sole che in maniera quasi beffarda accompagna il rientro dei misteri all'interno del museo. Enzo Luongo, la linea a te. Allora, eccoci di nuovo in diretta sotto il municipio, meteo un po' pazzo, diciamo così, si alterna pioggia e sole. Un secondo fa era tornato il sole, la gente sta lentamente andando via dal municipio. Io vorrei provare a sentire qualcuno in diretta. Vi siete emozionati? Vi è piaciuta la sfilata di quest'anno? Sì, ma comunque non è il primo anno, quasi tutti gli anni sono qui. La pioggia? Un po' deludente o si sopporta? Sopportiamo. Signora, lei? Anche io sopporto la pioggia per i misteri che mi piacciono tantissimo. Da dove venite? Da Castellino. Quindi vicino, insomma. Sì. Grazie. Vi è piaciuto? Sì, guardi, io vedendo da fuori devo dire è un'emozione incredibile. Comunque tutta la città che insomma si stringe attorno a questa tradizione è veramente una cosa molto, dove molto vieni? Bella. Io dalla Campania. La prima volta, devo dire la verità, colpito, veramente una bellissima tradizione, insomma. Grazie. Piaciuto? Sì, bellissimo, io vengo da Milano. Mi è strapiaciuto, ci tornerò volentieri. Emozionante anche quest'anno? Eh sì, come sempre. Sicuramente sì, con un po' di pioggia è stata ancora più emozionante. È stata un'esperienza nuova. Gli impermeabili sono una novità, non li avevamo mai visti e li ho fotografati e filmati. Sì, perché rimane insomma una cosa rara. Rimane esattamente. Una cosa nuova. Grazie. Prego. Bene, allora vedete, ci salutano i bambini qui, ecco vedete c'è il sole, il meteo insomma un po' così. A voi la linea. Grazie e tra pochissimo vedo già Piacentino Salati che attende il rientro dei misteri all'interno del museo. Le nostre telecamere che appunto vi hanno documentato questa giornata vissuta veramente a 300 all'ora in alcuni momenti per quanto riguarda l'accelerazione delle fasi, per paura della pioggia, poi per contrastare quello che comunque è stato un ripetuto scorcio di pioggia che ha così in qualche modo costretto gli organizzatori a cambiare piani e percorso. La banda che entra nel perimetro del museo, una sfera di sole, dicevamo che in maniera quasi beffarda fa la sua comparsa sul perimetro di via Trento quando ormai i misteri stanno per rientrare e lo faranno, un appunto che magari rimarrà anche alla storia. Non so se esistono altri precedenti di ritorno così rapido nel perimetro del museo, ma siamo, per chi ci segue in diretta, alle 11.51 e tutto questo normalmente avviene intorno alle 14 normalmente. Quindi veloce ma sempre efficace il passo e la condotta dei portatori con appunto perfettamente in asse la nostra telecamera, il primo mistero, quello di Sant'Isidoro, che abbiamo visto già dalla preparazione e poi nel racconto anche dei colleghi che si sono alternati al microfono e che ringrazio. Sono Piacentino Salati che è qui al museo, ma lo ricordiamo ci sono stati sul percorso anche Giovanni Di Tota, Tonino Danese e Enzo Luongo che hanno commentato il passaggio e hanno dato voce
a coloro che stavano assistendo alla sfilata, nonché ai protagonisti della stessa. Guardate che ordine, dicevamo, quasi da fare invidia a un plotoncino militare, perché comunque vi sono tutte fasi, diciamo, cadenzate che bisogna fare abbastanza velocemente. E ricordo anche a coloro che ci stanno seguendo che questo anticipo ci darà la possibilità in palinsesto di riguardare, per coloro che ci stanno seguendo di domenica mattina, altre fasi, diciamo, di questa mattinata che vi riproporremo tra poco. Quindi non spegnete, poi non cambiate canale, perché ovviamente riavvolgeremo il nastro di un pochino e vi faremo rivedere quello che è successo durante la mattinata, almeno nelle fasi più salienti. Misteri che man mano rientrano all'interno, quanto pare, nonostante gli scrosci di pioggia, il trucco ha retto benissimo anche per i diavoli. Ci si poggia sugli scannetti che danno riposo ai portatori dopo aver comunque quasi corso un po', però c'è da rimettere dentro 13 misteri. Eccoci, c'è Piacentino, aspettavo conferma dalla regia. Piacentino Salati è al museo e gli cedo la linea. Sì. In diretta dal piazzale di nuovo del Museo dei Misteri con gli ingegni del Dizzino che stanno rientrando in questo momento. Abbiamo visto benedizione accelerata, la possiamo definire quest'anno, e il mistero di San Crispino adesso sta intanto... Ecco, ultimo scannetto allerta per il mistero di San Crispino. Con i portatori che con le consuete manovre adesso posizioneranno l'ingegno all'interno del museo. Rientreranno tutti insieme all'interno per poi essere riposizionati poi con calma dopo che verranno fatti scendere i figuranti e tutti coloro che hanno interpretato i personaggi. Ci siamo, eccolo qui, arriva anche il mistero di San Gennaro. Ecco, è bello lasciare spazio alle... Allora, oggi è stata un po' diversa, diciamo. Diciamo di sì, è stato un dispiacere per noi, diciamo, portatori, accorciare il solito percorso, sì. È stato proprio un dispiacere. E come, cioè, avete dovuto accelerare in una maniera incredibile poi alla fine? Purtroppo sì, sempre per colpa del tempo incerto, purtroppo, che non possiamo rischiare, diciamo, l'incolumità dei bimbi. No, appunto, infatti sono coperti dalle mantelle, abbiamo detto che questa è un'immagine nuova anche. Certo, quest'anno l'associazione veramente è stata, diciamo, all'altezza come sempre. Benissimo, buon lavoro, buona continuazione, adesso eccoci qua. Che ora c'è il posizionamento per il rientro all'interno del museo, ovviamente. Mentre già in arrivo il mistero di Abramo. Allora, San Gennaro sta rientrando in questo momento e adesso ci sarà il posizionamento davanti all'ingresso del mistero di Abramo. Intanto approfitto.
Stavo dicendo, approfittiamo per sentire il presidente, ma sono momenti in cui loro sono particolarmente presi. E dunque anche il mistero di Abramo rientra a casa in anticipo rispetto al previsto, ovviamente, perché queste operazioni di solito si compiono intorno alle 13.30-13.40. E tra l'altro è andato, come avete potuto vedere, dentro senza la sosta davanti all'ingresso, quindi qualcosa di molto spettacolare. Sì, sì. Vado? Allora sì, vi chiedevamo la linea, qui siamo sotto il porticato del comune, perché come ogni anno ci sono gli annulli speciali, vi volevo far vedere perché sono cose anche queste molto, molto belle, sono tutti un po' indaffarati. Allora, che cosa avete preparato quest'anno? E quest'anno noi ogni anno organizziamo un annullo con la cartolina dedicata a un mistero diverso, prego. Quindi quest'anno avete... Quest'anno l'Assunta, siamo arrivati al mistero dell'Assunta. Si possono collezionare. Grazie. Si possono. Ma vedo che le persone vi chiedono anche quelli degli anni precedenti. Esattamente, qualcosa è rimasto degli anni precedenti, sono queste qui. Molto belle. Chi li ha... sono dei disegni, chi li ha realizzati? Questi disegni sono tratti dal Poliorama Pittoresco, che è un giornale del 1800, fine 1800, ed era un giornale di Napoli, che ha riprodotto tutti e 13 misteri. Facciamo rivedere, molto bello. L'Associazione Culturale Filatelica Molisana, non l'abbiamo detto, che ogni anno fa questa iniziativa. Molta gente è venuta, ho visto. Abbastanza, sì, sì, sì. Non ci lamentiamo. Grazie, grazie a voi. Di qua invece ci spostiamo e invece qua ci sono le Poste Italiane. Va, le facciamo solo vedere, non posso rilasciare interviste, facciamo vedere, ci sono, c'è un annullo speciale, giusto? Non vorrei dire cavolate, e ci sono qui i francobolli, venute molte persone, sono venute? Non possono, c'è il no comment, però possiamo far vedere insomma, tutto quello che è disponibile qui. Allora, francobolli, bollettini, folder, cartoline, e quindi questo è quello che ha realizzato Poste Italiane per i misteri. Ci sembrava giusto farlo vedere, visto che sono proprio qui sotto il municipio. A voi la linea. Grazie, grazie Enzo. Noi siamo pronti a tornare nuovamente al museo con le immagini per documentare il rientro degli ultimi misteri. Piacentino Salati, se sei ancora in onda... abbiamo un minuto e poi daremo la linea all'azienda, alla pubblicità, ma torneremo nuovamente a collegarci. Dimmi. Nel frattempo cosa accade al museo? Eccomi. Cosa accade al museo? Ci siamo? Allora, adesso sta rientrando il mistero di Sant'Antonio Abate. Con Valeria Ramacciato, che ha interpretato il ruolo della donzella quest'anno, non cadendo ovviamente nelle tentazioni del diavolo, perché questo recita il copione. La stanchezza sul volto dei portatori, ovviamente, quindi... Allora, cerchiamo ovviamente di rubare una battuta. Allora, una battuta alla donzella, come è andata? Benissimo. Adesso si può parlare, quindi, almeno con noi. Buon Corpus Domini a tutti. Nonostante il percorso più breve, poi alla fine l'emozione c'è stata e c'è sempre. L'emozione è tanta, è sempre la stessa. Grazie. Complimenti. E quindi le reazioni a caldo anche della donzella, tutto bene, tutto benissimo, ma alla fine deve essere così nonostante gli incidenti di percorso dovuti a pioggia o d'altro.
ed anche per questo mistero il rientro in sala. E adesso uno dei quadri più belli, quello dell'Immacolata Concezione. Che è rappresentata con la luna sotto i piedi dell'Immacolata e una corona di 12 stelle sul capo e circondata, la vedete anche da questa prospettiva, da 5 angeli, la croce, il simbolo della vittoria di Cristo sul peccato, che è rappresentato dal serpente con la testa schiacciata che possiamo vedere in verde. Alla base del mistero, anche qui volti sorridenti da parte delle bambine. E anche in questo caso cerchiamo di capire forza, oh! O meglio, dobbiamo spostarci perché il rientro avviene proprio in questo momento, ovviamente con estrema cautela, perché c'è una piccola rampetta che porta alla sala del museo, per cui occorre estrema attenzione e precauzione, ovviamente.